Ora cambiamo decisamente argomento dal punk al rock fino al pop cantautorale sul palco della festa nazionale dell'Unità di Imola. Enrico Ruggeri e i Decibel hanno ripercorso la loro lunga carriera iniziata alla fine degli anni 70. Paolo Pini. Ti amerò perché di certo ti conoscevo già. Ti avrò perché mi devo raccontare. Enrico Ruggeri e i Decibel festeggiano i 40 anni di amicizia e di carriera con un nuovo album e un tour che ieri sera ha toccato la festa nazionale dell'Unità a Imola. Non solo Decibel, molte le canzoni del concerto firmate da Ruggeri per i grandi della musica, da Il mare d'inverno a Quello che le donne non dicono. Cambierei tutte le opinioni. Rock dal vivo volutamente con le sonorità degli anni 70 e 80 che puntano dritto al cuore e all'anima. Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, tastiere e chitarra dei Decibel. Noi suoniamo ancora determinati strumenti vintage, volendo ricreare, come diceva Enrico, quelle sonorità e quel modo di suonare che era un modo di suonare rigidamente dal vivo. Crediamo moltissimo utilizzare i suoni di allora, i suoni veri, diciamo quelli che per noi entrano nelle nostre ossa, nelle nostre vene. Molta tecnologia e poca poesia nella musica italiana di oggi. Vogliamo far rivivere le emozioni alla gente, dice Enrico Ruggeri. Si sta chiedendo poco ai testi, cioè l'asticella è bassissima. Testi che parlano di microcosmi, andiamo al mare, divertiamoci, ti voglio bene e cose del genere. Quindi mi manchi, sì. E quindi, insomma, devo dire che anche secondo me la nostra proposta poetica è interessante. Cioè.